giorno che sono qua. Oggi vi dico che giornata che gli auguri mi fai. La città è contenta, la città è contenta. L'importanza è questa. La mia presenza qui è soltanto per confermare la presenza di tanti cittadini che hanno spontaneamente ritenuto doveroso starti vicino. Ora, come in questi lunghi anni nei quali tu hai lottato per avere verità e giustizia. Quindi un abbraccio affettuoso senza altre parole inutili. Ma la tua presenza è tutta la città. Sappiamo benissimo che i cittadini, quelle vere cittadine oneste, vogliono questa nostra città liberata di queste grandi scheletre, di queste grandi ambiguità che ci sono in giro, Luca. E si deve fare il possibile per poterla liberare. La verità sulla strage che ha colpito tuo figlio, tua nuora, il bambino che non è potuto nascere, è esattamente questo. Vede, oggi non solo io voglio sapere questa verità, ma c'è un bambino che non è mai nato, che vuole sapere la verità. Il giorno 19 luglio ho fatto una piccola testimonianza davanti alla cappella di mio figlio e c'è stato un signore che ha tirato fuori una poesia, Luca, va bene, così bellissima, bella, che io l'ho voluto stampare questa fotografia, perché ci sono bellissime parole, bellissime cose che dicono. E se le mi permetto, sindaco di Palermo, credo che c'è stato qualche concittadino che stamattina l'ha messo qui davanti al cancello, va bene, quindi questa poesia e questa verità, quel bambino che ha visto che era ancora dentro il ventre della madre quel gran bruciore che hanno avuto sia la mamma e sia lui principalmente, che hanno impedito di nascere, e devo lottare a questo bambino per avere una tranquillità assieme alla mamma e al papà. La poesia è messa là, ragazzi, chi la vuole leggere la legge. Luce e vita in alternativa a buio e morte. Sì. Questo è il senso di questa nostra presenza qui. Sì, sì, sì. C'è una grande verità.